Antonio Albanese e Lorenzo Indovina, a 2 anni di distanza da qualunque mente, ritornano con tutto tutto, niente niente. La prima domanda, ovviamente, Antonio, è per te. Voglio sapere, 2 anni fa sei uscito in pieno scandalo, oggettine, rubi. Quest'anno sappiamo tutti quello che sta succedendo in questi giorni, o sei un precursore, Ma no. oppure copi Ma no, spudoratamente ma no, è perché... perché i film si scrivono molto tempo prima, come era successo in qualunque mente, noi l'abbiamo scritto 1 anno e mezzo prima e quindi non sapevamo niente di, come hai detto tu, quelle parolacce, oggettine e così. Poi la realtà si è incollata, come dire, ci ha raggiunto. Noi pensavamo di essere quasi nella fantascienza, invece ci ha raggiunto. Qui ancora una volta è questo. L'abbiamo scritto 1 anno e mezzo fa e non ne sapevamo niente di ribaltoni, di cose strane, di allucinazioni. E ancora una volta il movimento si è incollato. Ma in questo caso è solo promozionale tutto quello che è successo. C'è stato un accordo con Monti, ha detto di me, cioè si è dimesso proprio per fare promozione al film, perché non si spiega, se no dimmi non c'è, capito una spiegazione. Si è dimesso, un accordo con la produzione, con Rai Cinema e con l'ufficio stampa, lui ha trovato questo molto divertente per promuovere il film. Il film esce giovedì, da venerdì ritorna tutto com'era. Senti, per te i politici italiani sono più una fonte di ispirazione oppure è la realtà che veramente copia la fantasia? Ma se ti dico che io non mi sono mai ispirato a nessun politico italiano, tu ci credi? No. Però è la grande verità, perché quando ti ispiri a qualcuno è molto, come dire, diventa molto diretto e anche più elementare, più semplice. Noi ci siamo ispirati a un certo tipo di politico, un certo tipo di vezzo, un certo tipo di abitudine all'italiana, di commedia all'italiana, di abitudine politica che dalla notte dei tempi gestisce questo paese. Ma non c'è direttamente un movimento o un politico. Questo è in qualunque mente, come è successo anche qua. Certo, non nasce 6 anni fa come è nato veramente, certo nasce 50 anni fa, 60 anni fa, perché arriva dai racconti di mio padre o dei padri dei miei amici, arriva da un mondo che esisteva e si è ritrovato ora ancora. Quindi non nasce da un politico ben preciso. La politica, io, non essendo un esperto di politica, io mi appoggio a questa follia, mi appoggio a questa strana psicadelia politica, ma poi noi. Almeno io personalmente lavoro sulla fisicità, comunque sulle situazioni comiche, con gli attori. Questo è il lavoro che faccio vero e proprio. Poi è chiaro, tu ti puoi appoggiare come ti appoggi a una situazione che però viene raggiunta dalla realtà e allora diventa la realtà quella cosa, ma non è così, non è così. Però Olfo è un leghista, chiaramente un No, leghista. non è un leghista, perché tu devi sapere che. Storicamente non c'è il razzismo, non è nato con la, no, non c'è il razzismo, viene da qualcosa di molto lontano. La deriva razzista nasce, cavalcando la crisi, da qualcosa che tra un po' noi dobbiamo cominciare a tamponare, ma è una deriva diversa. Non è un movimento, non c'entra niente, perché se noi pensavamo alla Lega, io non partivo neanche perché non mi interessava, al di là che non lo trovo mai giusto andare direttamente ma è una deriva che noi dobbiamo cominciare a tamponare. Il nostro lavoro consiste nel intervenire, nel prevenire anche. Noi, cosa che i mass media hanno un po' tralasciato, noi tra non molto dovremo, come dire, avere a che fare con questa deriva, che sarà una cosa diversa, sarà una cosa nuova e molto più grave. Questo mi interessava. Focalizzare l'attenzione su qualcosa e in partenza renderle ridicole, perché ridicoli sono. Guarda, ti dico che tempo fa a Roma, in un taxi, un taxista romano mi ha fatto gli stessi discorsi che fa Olfo, cioè come dire, e non era un Ci leghista, sono. cioè è proprio una questione proprio di malcontento generale, di E reazione. storicamente è così, nei momenti di crisi, in momenti devastanti come questi. Cioè, senza la riflessione, perché perdi ogni forma di serenità e di concentrazione per poter riflettere su determinati argomenti, si creano questi. E ti assicuro che in una ricerca che abbiamo fatto, non ieri, 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo cominciato a trattare questi argomenti, noi abbiamo individuato dei gruppi di azione che si stanno formando. È molto importante questo. Perché poi in tempi come questi si cerca di identificare il problema per, come dire, espellerlo in questa maniera, pensare di poter risolvere. Allora, la situazione italiana, europea o mondiale che c'è adesso non è certo una situazione che è scaturita da un problema, però tendenzialmente si cerca, forse per semplificare anche le Ma sì. cose, a individuare una cosa e allora c'è quello appunto che si concentra su i negri, gli albanesi, piuttosto che se non ci fossero loro ci sarebbe più lavoro, eccetera. Chi la classe politica, chi i preti, le cose. Cioè veramente, come dire, c'è il tentativo di...
è molto più grave, non è... Su questo noi abbiamo, ci siamo appoggiati cercando di ridere, di non solo sdrammatizzare, ma di rendere ridicoli questi, perché noi vogliamo in partenza dire, signore, attenzione, perché qui c'è un'ignoranza totale, c'è anche un po' di debolezza, attenzione, che non è dettata solo da, è dettata dalla situazione, da una mala politica che in tutti questi anni ha, come dire, ha abbandonato questo paese. Con la Chiesa hai cercato di fare la stessa cosa, visto che stavolta in più c'è l'elemento religioso? Con la Chiesa c'è un amore per la Chiesa. Io sono nato in un oratorio, sono cresciuto in un oratorio. Io vedo questo abbandono di, come dire, di fedeli o comunque di queste chiese che sono vuote. Questa è una cosa che sinceramente mi dispiace. E allora insieme cosa si può fare? Ridendo e tutto, abbiamo cercato di sollevare leggeri dubbi, perché questi dubbi possono creare, come dire, dibattito, come dicono nel film, può creare discussione. Può creare un incontro, non c'è incontro, non ci sono più incontri. Questo deve essere la discussione, perché se ti rassegno lasci andare, è un grande peccato. Si deve riflettere su ogni cosa, capito? È un po' come tra un uomo e una donna, quando la donna, come dire, si sta un po' abbandonando, e così anche l'uomo, e la donna gli dice: amore, vai un po' di palestra, perché ti stai un po', come dire, stai diventando... È una critica, no, è un modo per migliorare questa cosa. Oppure gli si dice: stai perdendo i capelli, porca miseria, fai bene, non c'è niente da fare, però... Ma perché fai questi esempi? Non lo so, è stato perché faccio questi esempi. Però tuo amore, per esempio, non lo dici. Cioè, ma non lo può dire, perché... continua ad andare... Non sono critica nei confronti. No, perché lei è servile, abbiamo un certo, un altro ridicolo bestiale, un altro ignorante alla massima potenza. Ma scherziamo, non si può neanche permettere. Non si può neanche permettere, questo è un dialogo. Cioè, anche lì non ci siamo inventati niente. Esiste, purtroppamente, questo. Senti... Ma lo so che magari è un po' riprendere una domanda che ti ho fatto prima, ma ultimamente tutto quello che sta succedendo nella politica italiana ti ha fornito l'ispirazione per un nuovo personaggio? Sì, l'ispirazione, io sono sempre un po', mi piace osservare, guardare. C'è più che un personaggio, c'è un personaggio vero e proprio che non è altro che una conseguenza a tutto quello che ci sta circondando. Noi ci siamo, molti di noi stiamo guardando quello che sta accadendo come dei lemuri, come sembriamo dei fermi immagini, perché siamo scioccati. Perché poi non sappiamo più dove sono i nostri punti, i punti fermi, li stiamo... Allora mi piace immaginare di un uomo che non ha più punti fermi e li sta inseguendo. Però sempre con questo sguardo un po' perso, perché dentro di lui c'è ormai questa strana combustione, e ci si chiede: ma cosa cazzo sta succedendo? Questa sorpresa, questo spavento anche, no? Capito? Questo è mi piace individuare questo, uno sguardo fermo. Però invitiamo gli spettatori ad andare al cinema. Ah no, io non ho mai invitato nessuno, ma stai scherzando. Io personalmente sono particolarmente felice di questo film. Io posso dare come voto a questo film 130, 164. Cioè, sono veramente molto contento, lo dico con gioia, perché insomma lo hanno visto amici e non solo. A questo punto l'ha visto anche molti tuoi colleghi, insomma gente, e sono contento della reazione e delle risate. Io questo cercavo, io volevo far ridere, ho questo desiderio di far ridere, perché credo che con la risata si può, come dire, attenuare un po'. Si può, dai, è un abbraccio in più, è come trovare un amico in più, almeno in quella sera, se poi rimane meglio, se poi lo spettatore torna anche la sera dopo, va benissimo, cioè, però io sono già molto felice. Già si riesce a ridere di sti tempi, esatto. È già io sono miracolo. Molto felice di aver fatto questo film, sono molto anche orgoglioso e mi diverte.